Dunque, come esercizio per applicare un po', per vedere un po' questa tecnica Ajax, diciamo, facciamolo lavorando sul sito Quax, e la cosa più semplice che mi è venuta in mente è l'autocompletamento dei nomi di categoria, no? All'interno di questo database. Poi la tecnica si può applicare a quasi tutti i campi dei form, però partiamo da questo semplice. Quindi costruiamoci solamente una pagina a sé stante, non ancora integrata col sito, che contenga ipoteticamente una casella di testo in cui l'utente può scrivere la categoria e man mano che l'utente scrive, questa casella di testo vada a proporre, a suggerire i possibili completamenti, prosecuzioni di ciò che lui ha scritto. Allora, per far questo ci inventiamo un po' di categorie, in modo da avere qualche cosa da completare, che possono essere, che ne so, supponiamo che siano domande e risposte sulla programmazione, scriviamo JavaScript, scriviamo HTML, scriviamo CSS, scriviamo jQuery, ci sono tante che cominciano con la J, no? Perché se meno scriviamo SQL, scriviamo database, scriviamo web, insomma, un po' di cose poi ne potremo aggiungere, che sono le possibili categorie, sto popolando così con dei dati d'esempio, sì. Sì, ha ragione lui, perché questo database qui in realtà non è ancora, non è fatto bene perché non ha l'auto-increment su tutte le tabelle, ce ne accorgiamo via via che aggiungiamo le tabelle, quindi per ora metto l'ID a mano, se no dovrei, vabbè, non lo facciamo in questo momento, bisognerebbe mettere la proprietà auto-increment su questo ID categoria in modo da non doverlo specificare. Non dovessi inventare ogni volta un numero diverso, ma per ora va bene così. Quindi ho un po' di dati in questa categoria e mi crea una pagina che di fatto contenga l'elementino di form con cui l'utente potrà poi riempire questa categoria. Fatemelo creare in una directory, chiamiamola di prove, che così sappiamo che qui dentro ci facciamo solo delle prove, quindi poi la buttiamo via quando non ci serve. In questa directory prove faccio una JSP, una vista, che è seleziona categoria. Siamo così. Seleziona categoria. Così è chiaro che cosa deve fare. È una view in cui, adesso non copio il template del sito perché appunto è solamente una pagina di prova, non ci interessa mettere il menu e tutte le altre cose. Seleziono una categoria. Adesso qui in realtà avrei due approcci completamente diversi. Se lavorassi nel web antico, qua ci metterei una bella select, una menu a tendina che magari lo apri a 200 voci diverse, e l'utente sceglie quella che vuole, ordinata in ordine alfabetico e se la va a cercare. Oppure lavoriamo in modo moderno, no? Quello che chiamano Web 2.0, e allora diamo una casella di testo in cui l'utente, quando comincia a scrivere, no? Gli propongo i completamenti. Quindi di fatto per me è comunque sempre un form, che non so, name uguale scelta categoria, è comunque sempre un form action uguale get, ad esempio, non mi sembra il caso di farlo in post questo, che contiene mettiamoci anche il label, quindi facciamo le cose bene in HTML, barra label, barra p, che contiene una casella di input type uguale text, name uguale categoria.
E l'utente qua comincia a scrivere, beh, poi volendo ci metto anche un bottone di invio, ma questo è abbastanza indipendente. Salva, attimo, salva. Allora, vediamo un attimo che faccia questa pagina. Così. Allora, beh, ora non ho nulla, HTML puro, lo aggancio all'autocompletamento. Beh, come sempre, come prima cosa dovrò a fianco qui, cioè predisporre uno spazio in cui andare a mettere gli autocompletamenti. Mi predispongo magari uno span qui a fianco in cui metterli, poi sarà, volendo, un lavoro di fogli di stile con trasformare lo span in un rettangolino comparsa, ma come sempre per ora pensiamo al contenuto. Quindi qui a fianco di questo ci vado a mettere, oppla, l'ho fatto, ci vado a mettere anche uno span ID uguale completa categoria. Completa categoria, via. I possibili completamenti delle categorie. Per ora nasce vuoto, ma poi lo porterò a popolare. A livello di HTML, essenzialmente tutto qua. Adesso ci dobbiamo aggiungere il JavaScript e facciamolo per gradi. Il JavaScript che intercetta la scrittura di queste categorie e va a popolare, no, il campo completa categorie. La parte asincrona è nel sapere con cosa deve riempirlo, con cosa deve riempire il campo completa categorie. Allora, facciamo un passo alla volta, diciamo, pagina di prova. Con la tecnica Ajax. Allora, ci richiamiamo i miei soliti script type uguale JavaScript source uguale js barra .js barra jQuery. Qui devo tornare alla cartella precedente perché mi sono messo in una sottocartella, quindi per arrivare a JS devo tornare su. O gli do il percorso assoluto oppure gli devo dare il percorso relativo rispetto alla pagina JSP. Barra script e poi la stessa cosa lo sappiamo fare con un nuovo file JavaScript che cominciamo a creare e che chiameremo JS seleziona categoria. E quindi questo lo richiamo da qua. E sull'HTML ho praticamente finito. Tutto il lavoro adesso lo spostiamo sul JavaScript di seleziona categoria, dove document.ready, aperta e chiusa tonda, punto e virgola, function, aperta e chiusa tonda, aperta e chiusa graffa, a capo. E qui lavoriamo. Cosa dobbiamo registrare? Dobbiamo registrare un gestore d'evento che ogni volta che l'utente scrive dentro questa casella faccia qualcosa. Quindi dobbiamo registrare di fatto un gestore per la casella input type, scusate, name uguale, come l'abbiamo chiamata,
categoria, mettiamoci degli apici così siamo tranquilli. Qui sto mettendo gli apici all'inverso rispetto all'esercizio precedente, così ci abituiamo a vederlo in entrambi i modi. Su questo devo registrare l'evento al key up. Quindi ogni volta che l'utente preme un tasto. E per ordine, per pulizia, fatemi scrivere, non scrivo qua in line, anche se potrei, ma chiamo una funzione che chiamo completa. Questa function completa è, propone possibili completamenti della categoria per la quale l'utente ha cominciato a scrivere le prime lettere. Quindi di fatto cosa devo fare? Devo prendere il testo che ha scritto l'utente e come lo prendo? Vabbè, l'abbiamo imparato già. Questo è un gestore di un evento generato in una casella di input e quindi sarà $dis.val. Questo è il testo. Poi il lavoro vero è ottieni tutte le stringhe che iniziano con testo, con questa variabile testo. Che iniziano con testo. Facciamo finta di farlo, facciamo una prima iterazione in cui facciamo finta di farlo, poi andremo a sostituirlo. E quindi completamente, si dice in italiano, sì? Uguale e lo invento. A, B, 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 C, 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 D, 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 proprio essere. Poi andiamo via via a raffinarlo, no? Ma almeno abbiamo una cosa che funziona e poi ci aggiungiamo dei comportamenti più complessi, altrimenti si chiama tutto di botto e poi non funziona, non sappiamo dove andare a cercare gli errori. E quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare a prendere lo span che si chiama completa categorie e mettergli dentro questi completamenti che per ora ci siamo inventati ma che poi più avanti dovremo migliorare. Ma questa è la parte, se vogliamo, lato client, interazione lato client. Cosa faccio? Interagendo ad eventi in jQuery normale, no? Sulla mia pagina. Al momento è un po' brutale, chiaramente, quando io comincio a scrivere qualche cosa, appena scrivo a fianco compaiono questi completamenti possibili. Brutto da vedere, per carità, non abbiamo fatto un foglio di stile, quindi viene come viene. Adesso però dobbiamo lavorare per far sì che lì non ci sia scritto ABCD, ma ci siano scritte le parole della tabella categoria che iniziano con AE. Io poi devo scegliere come visualizzarle queste parole, come rappresentarli questi dati. In questo caso li ho rappresentati con tante parole separate da uno spazio. Potrei separarle con la virgola, potrei andare a capo, potrei mettere sotto forma di un elenco, nel senso di UL, no? Una lista non numerata in HTML, quindi UL, LI, AAA, LI, BBB, LI, CCC. Devo decidere un formato, visto che il dato non è un dato singolo, non è un numero, non è una stringa, perché, per cui il problema non si pone, ma è un dato strutturato, è un vettore di stringhe, è un elenco di stringhe. Devo inventarmi un modo di rappresentarlo. Io quello che mi sono inventato per economia di tempo è li separiamo da spazio. E questo funziona se le stringhe che ho non contengono degli spazi al loro interno, ad esempio.
Poi, se li voglio usare come stringa, semplicemente stampare, punto text e li metto sulla pagina. Se volessi fare qualcosa di più complicato, posso sempre chiamare il metodo split di JavaScript e dalla stringa che contiene i nomi separati da spazio mi dà un array e poi su questo array posso iterare, posso fare delle cose, anziché mettere semplicemente A, B, C, D, potrei includere ciascuna di queste parole dentro uno span in modo da potergli associare degli eventi, per cui quando l'utente ci clicca sopra, ma ci arriveremo. Abbiamo fatto una scelta qui, un po' inconsapevole, forse anche un po' incosciente, di scegliere un formato di rappresentazione dei dati. Quindi abbiamo pensato, il dato che devo trasferire è un elenco di stringhe. Come codifico un elenco di stringhe? In questo caso decido di codificarlo separandolo con degli spazi. Non sempre è così semplice. Sappiamo già che questa scelta implicherà che il nome della categoria non può contenere lo spazio. Che come nome di categoria già non mi piace come vincolo, ma al limite potremo cambiare il tipo di carattere. Però lasciamolo così. L'importante è essere, diciamo, consci di aver fatto una scelta che se dovessimo tornarci sopra sappiamo dove andare a mettere le mani. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo sostituire questa istruzione con una chiamata al server a cui passo il testo e ricevo i completamenti. Quindi mi serve una pagina JSP che riceve un parametro di nome testo e mi restituisce dei completamenti possibili relativi a quel testo lì. Allora, cominciamo a spostarci sul server adesso a creare questa pagina. Per ora la creiamo semplice. Semplice nel senso che non interroga ancora il database, no? Facciamo sempre un gradino alla volta. E poi impareremo a richiamare quella pagina in modo asincrono. Quindi per ora andiamo, spostiamoci sul server e facciamo una pagina che abbia questo scopo. Riceve un parametro che si chiama testo e restituisce un elenco di stringhe separate da spazi che corrisponde ai completamenti di questo testo. Okay? Questo è il compito che deve fare quella pagina. Allora, sotto prove, facciamo una nuova pagina JSP che fatemela chiamare Ajax completa categorie. Non la chiamo view, non la chiamo do, non è un controller, non è una vista, ma è una procedura che viene chiamata in modo asincrono. Allora, per ricordarmelo, la chiamo così. Questa pagina cosa dovrà fare? Dovrà prendere il parametro, dovrà ricevere un parametro che è il testo e generare una serie di stringhe in uscita. Ok? Allora, queste stringhe in uscita non sono un HTML, questa pagina non genera HTML, genera un testo semplice, genera AAA, BBB, CCC, DDD. Allora il content type non sarà text barra HTML, ma sarà text barra plain. E questi commenti qua li togliamo dai piedi perché ci danno solo fastidio. Quindi la versione minima è questa. Una pagina completa categorie che genera una pagina web, che in questo caso è molto scarna ovviamente, che contiene solo queste cose. Giusto per vedere che funzioni, magari facciamogli anche prendere il parametro testo e mettiamoglielo in fondo a questo elenco, A, B, C, D e poi dopo il testo che ha scritto l'utente, così vediamo che cambia dinamicamente, ok? Non è ancora completo, non è ancora cancellato il database, ma almeno vediamo che cambia dinamicamente. Quindi fatemi dire, dopodiché qui ci aggiungo out. Questa è molto grezza, non è appunto print di request.getParameter di testo. Punto virgola, aspetta, te l'ho messo, punto virgola. Okay, lui.
Quindi in questo caso quando richiamo la pagina, passandogli un parametro in get, l'abbiamo pensato a questa pagina, lui ha cominciato a scrivere qualcosa con la D, vabbè, non D, testo uguale D, metterà ciò che l'utente ha cominciato a scrivere. E man mano che l'utente scriverà delle cose, io le passo come parametro, lui in questa pagina ancora appunto molto di prova. Quindi abbiamo detto, il gestore dell'evento asincrono riceve una stringa e ha bisogno di un elenco di stringhe. Abbiamo costruito una pagina che riceve una stringa che si chiama testo come parametro in get e restituisce una riga di testo che corrisponde a un elenco di stringhe separate da spazio. Adesso non restituisce quelle giuste, ma è un dettaglio. Quasi, no? Dal punto di vista del browser, del client, lato client è un dettaglio che quelle che restituisce siano giuste o sbagliate. Per restituire quelle giuste dovremmo farci il DAO, dovremmo farci il Bing e farla qui nel database. Si fa, lo faremo. Però. Adesso però ci poniamo il problema di incollare questa pagina, richiamarla dal JavaScript che avevamo scritto prima. Quindi adesso abbiamo la pagina del lato server che ci fa il completamento, lo fa finto, lo fa sbagliato. Quindi a questo punto non abbiamo più bisogno di lato client di inventarcelo, andiamo a chiamarlo per davvero. Allora, per isolare le cose, visto che poi tra un attimo poi lo rifaremo con jQuery, fatemi fare una funzione chiamiamola sempre Ajax completa, che fa la vera chiamata Ajax, che riceve una variabile che è il testo, riceve un parametro che è il testo. Quindi in realtà questo var completamente non lo facciamo più così, ma richiamiamo la funzione Ajax completa a cui ti passo il testo. Quindi questo qua, via. Solo per isolare in una funzione separata ciò che stiamo facendo con l'oggetto XML HTTP request. Rendere più esplicito che riceve un parametro di tipo testo, non ha bisogno di sapere altro. Deve passarlo alla mia pagina JSP. Va bene, allora, creo un oggetto XML HTTP request, io per economia li chiamo XHR questi oggetti, new XML HTTP request. Con i browser con cui lavoriamo non c'è problema di compatibilità, quindi va bene così. E poi dicevamo, devo predisporre la chiamata. Predisporre la chiamata significa definire la URL, quindi xhr.open metodo get. La URL è questa, la URL. Quindi in realtà, visto che siamo già nella cartella prove, è solamente questa la URL. Dove ovviamente, anziché DEDFE il testo, ci concateno la variabile testo che ho ricevuto come parametro. Testo uguale D, testo uguale K, testo uguale L, quello che sta scrivendo l'utente. Quindi creo la URL della pagina da richiamare. Ok? A questo punto potrei lanciare l'oggetto, però prima di lanciarlo, no? Quindi attivare la richiesta, ma prima di farlo sarebbe bene che definissi il gestore dell'evento asincrono. Perché se per caso è talmente veloce a ritornare che mi ritorna prima che io abbia registrato l'evento, il gestore d'evento, quell'evento va perso. Quindi in realtà prima viene eseguito dopo, ma dobbiamo definirla prima, il gestore dell'evento, che significa semplicemente registrare l'on ready state change attraverso una funzione, qui posso di nuovo mettere o il nome di una funzione, oppure una funzione anonima inline. E questa funzione che cosa dovrà fare? Dovrà essenzialmente leggere se il ready state è uguale a 4,
Se no, non fa nulla. Se il ready state è uguale a 4, prende completamenti che altro non sono che il testo della risposta, il body della risposta. E lo restituisce. Aspettate un attimo che così non funziona mica, perché questa funzione si aspetta di trovare il valore, ok, questo devo togliere, devo metterlo qua. E poi lo deposita nel posto giusto, no? Il problema è che non posso farlo là alla riga 22 perché questa funzione A è scompleta, ritorna non appena la richiesta è stata mandata, perché è una chiamata asincrona. E quindi in realtà questo completamenti non ce l'ho ancora, ho sbagliato io. Ragionavo in modo sincrono anziché in modo asincrono. Quindi questa funzione completa non fa altro che lanciare la richiesta e poi dimenticarsene. Questo IS completa crea l'oggetto, quando ho il response text pronto lo vado a mettere nella completa categoria. Quindi prendo il testo lo uso, perciò che l'ordine con cui vengono eseguite è diverso dall'ordine con cui l'ho scritte. Vengono eseguite prima questa riga e poi quelle due sotto. Uso il testo per costruire la URL da richiamare, lancio la richiesta, dopo un po' arriverà la risposta e allora eseguirò queste due istruzioni. Prendo la risposta e la metto dentro lo span. Vale la pena di spendere un secondo a ragionare sull'istruzione 30, dove si vede l'importanza del poter definire le funzioni anonime, o meglio, soprattutto le funzioni inline, che poi abbiano un nome o no, cambia poco. Se vedete alla riga 30, io sto usando, ma anche nella 31, sto usando la variabile xhr all'interno di quella funzione. Quella variabile non è una variabile di quella funzione, ma è una variabile della funzione ASER completa. È definita qui, alla riga 27. Dentro queste parentesi graffe non è definita una funzione che si chiama xhr. Se io volessi prendere questa funzione qua e definirla a parte come function e dargli un nome, non funzionerebbe più. Perché quell'xhr lì, di una funzione a caso, come fa a sapere che quell'xhr, guarda caso, è proprio l'xhr di quell'altra? No, questa è una caratteristica specifica di pochi linguaggi, tra cui JavaScript. In questo caso JavaScript la chiama closure, chiusura. Significa che quando io definisco una funzione nel contesto lessicale, cioè parliamoci bene, parentesi graffe, dentro le parentesi graffe, di un'altra funzione, la funzione interna può avere accesso alle variabili che sono definite nel contesto lessicale superiore. Questo per le parentesi graffe è normale. No, nel senso che se io apro un if, parentesi graffe, dentro l'if posso usare variabili che sono definite fuori. Sono solo quelle che definisco dentro che non sopravvivono alla chiusura della graffa. Ma qui non stiamo solo parlando dei parentesi graffe che vengono eseguite sequenzialmente. Stiamo parlando di una funzione che verrà chiamata dopo. Questa funzione, cosa fa l'interprete JavaScript? Quando legge questa funzione, si accorge che questo fa riferimento a una variabile dello scope della funzione precedente. E quindi quando si salva questa funzione si porta dietro un riferimento a quella variabile lì, all'istanza. Tutte le volte che questa address completa viene chiamato, viene creata una nuova e diversa funzione che si porta dietro il riferimento alla specifica variabile locale di quella chiamata lì. Posso avere 37 chiamate in sospeso, 37 oggetti XHR, 37 oggetti funzione anonima, e ogni funzione anonima si ricorda qual era l'istanza di XHR che era in vigore nel momento in cui la funzione anonima è stata creata, è stata definita.
E quindi anche quando la funzione AIOS completa muore qua sotto, e quindi la variabile XHR scompare, il garbage collection non butta via l'oggetto XHR, perché l'oggetto ha ancora un riferimento, che è quello della function. E quindi lo tiene vivo e lo può eseguire, anche se questa funzione non ci può più accedere. Quindi è un meccanismo abbastanza strano di, diciamo così, iniettare all'interno dello scopo di una funzione una variabile che è stata definita, variabile locale, che quindi tenderà a scomparire subito dopo, che è stata definita nel contesto superiore. Questo è il motivo per cui in alcuni casi è obbligatorio di fatto usare funzioni inline e non si può sempre delegare alla funzione esterna. Ok, quindi questo non ci spaventi, se funziona correttamente. Adesso vediamo se funziona anche l'applicazione. Torniamo alla nostra pagina di prova, la ricarichiamo. E se io scrivo qualcosa, giustamente ciò che scrivo viene completato, con un concetto di completamento un po' strano perché è inventato. Però rendiamoci conto di cosa sta succedendo. Tutte le volte che premo un tasto, questa pagina JavaScript sta facendo una richiesta al server, gli passa quel testo che ho scritto, il server genera una pagina HTML finta, una risposta, genera comunque una risposta, ma non è una risposta HTML, è una stringa, che poi torna indietro e con un certo ritardo c'è un ritardo, questo ritardo che si percepisce tra quando scrivo e quando compare la lettera è tipicamente il tempo di risposta di Tomcat, che risponde. Questo è veloce perché non deve fare né query né nulla. Quindi il ciclo adesso dal punto di vista client è finito. Adesso il passo da fare sarebbe rendere furbo il server in modo che faccia davvero la query. Quindi per far questo ci serve un oggetto DAO sul server. A questo punto, ma fare l'oggetto DAO sul server non cambia molto rispetto a usarlo in una pagina JSP normale. Semplicemente la differenza è che il risultato non va messo in HTML, in bella in una pagina HTML come farebbe una view, ma va messo sotto forma di, l'abbiamo deciso noi prima, stringhe separate da spazio. Quindi questa completa categoria va rifatta e devo creare l'accesso al database per fare la query. Prima di fare questo, però, voglio farvi notare ancora una cosa. Qua. Se io vado a vedere il sorgente di questa pagina, che cosa contiene? Contiene delle stringhe separate da spazio. Ma contiene anche una riga vuota qua davanti. Cioè questo file contiene due righe. Quindi in realtà il primo carattere di questa stringa, del response text, non è A. Il primo carattere è una capo. Poi il secondo carattere è una A, poi ci sono le B, poi le C, e poi c'è la capo finale qua, e poi non c'è altro dopo. Allora, finché prendiamo questa cosa e lo mettiamo in una pagina HTML, gli a capo vengono ignorati. Però se prendiamo questo, lo usiamo come stringa e facciamo uno split della stringa in vari, diciamo così, sottostringhe, lo split, la prima stringa che verrà fuori sarà a capo AAA, non AAA. Da dove arriva quella capo lì? Chi l'ha messo? L'abbiamo messo noi? Quella capo lì è questo qui. Quindi è questo qui perché questa istruzione viene interpretata da Tomcat e la usa per generare gli header della risposta. Tra l'altro fa sì che il browser, quando riceve questa pagina, vedete che questo testo è formattato in font fisso e non con font variabile, perché lui lo sta formattando come text barra plain e non come text barra HTML. Ma il problema è che poi qua c'è una capo e la capo poi è seguita subito dall'A, quindi di fatto se andiamo a vedere la classe Java
sottostante che viene generata, di fatto fa così. out.write barra n, out.write abcd, e poi out.print è quello che abbiamo scritto. Questo è quello che abbiamo scritto noi, dentro il minore per cento. Questo barra n qui c'è. L'importante è sapere che c'è. No? Per cui poi lato client, quando catturiamo la stringa, dovremo poi ripulirla da eventuali spazi a capo, leading e trailing, cioè prima e dopo. Oppure dobbiamo fare attenzione a non farlo comparire, che non ci sia. Per fare in modo che non ci sia, che non ci siano degli spazi o degli acapi non voluti, ma che derivano dalla sintassi del JSP, normalmente non danno fastidio se il risultato è HTML, ma se il risultato non è HTML, è testo puro, potrebbero dar fastidio. Come faccio a evitare che ci siano? Ci sono due modi. O non andare mai a capo, cioè tre modi. O non andare mai a capo, così. Oppure andare a capo solo dentro i commenti, commentare la capo, un commento che contiene la capo, dopodiché finisce il commento e comincia ABC. Però bisogna ricordarsi di farlo per tutte le singole righe, ovviamente. Oppure fare in modo che il lato client possa tollerare questi a capo, oppure la soluzione vera è quella di non usare JSP. Non usare pagine JSP, ma scrivere direttamente le classi Java, le servlet. Adesso noi non impariamo a farlo, ma non sarebbe molto complicato. Uno va a scrivere, voglio che questa istruzione non ci sia, ci sia solo quell'altra. Mi scrivo una classe che abbia solo questa istruzione qua, finisce lì. Tanto il vantaggio del JSP rispetto alle servlet, appunto servlet che noi non facciamo, è che mi semplificano di molto la scrittura dell'HTML, perché possono mescolare facilmente HTML e Java. Ma nel caso di risposte asincrone in cui devo restituirti non una pagina HTML, ma un dato specifico, che me frega di avere la facilità della sintassi Java, HTML. Mi scrivo la classe, faccio prima, così sono sicuro che quello che stampo lo so perché l'ho fatto esplicitamente. Noi al momento facciamo in modo di tollerare questi a capo, lato client. Ma l'importante è rendersi conto che ci sono, che se uno fa così è un acconto, se uno fa così è un'altra risposta, di nuovo, perché ha aggiunto degli a capo in più. Quindi anche le cose invisibili contano, purtroppo in questo caso. Va bene. A parte quello, dicevamo, vogliamo prendere queste informazioni dal database. Per cui ci creiamo un nostro DAO. Visto che non ce n'è ancora uno, categoria DAO, lo facciamo. E copiamo da questo. Qui c'è un check login. No, ne apro un altro solo per fare copia e incolla di istruzioni. Questa categoria DAO dovrà avere, per il momento ci serve un metodo che è quello che calcola i completamenti. Okay? Quindi sarà un metodo che mi restituisce una lista di stringhe essenzialmente. Quindi un public list di string. Facciamo in modo che il DAO mi restituisca il dato pulito, strutturato, la lista di stringhe. Poi la codifica di quel dato sotto forma di stringhe separate da spazio, o separate da virgola, o separate da quello che vorremmo inventarci, la facciamo fare alla pagina JSP. È il lavoro che dovrebbe fare la view, quello di codificarla. No? Il DAO mi dà il dato il più puro possibile. Questo qui lo chiamiamo get completamenti di una certa testo. Certo, return, allora dico list di string completamente uguale new array list di string, aperta e chiusa tonda, array list lo vuole prendere da qui e alla fine. Ok, adesso scriviamoci il codice in mezzo fa la query. Quindi string
SQL uguale select, dunque, non asterisco perché ci serve solamente il nome, il nome, from, la tabella si chiama categoria, where, nome, like, virgolette, dunque, per cento e poi testo, quindi sarebbe per cento ABC, no? Il like usa il per cento come caratteri jolly e quindi gli devo mettere per cento, cioè, oh, scusate, è il contrario, ABC per cento. Se ABC è ciò che è scritto l'utente, io voglio tutte le categorie che sono ABC seguite da qualunque cosa. Al posto di questo ABC ci metto ovviamente il testo. Quindi questo esco dalla stringa e ci concateno il testo. Vediamo se funziona. Copia. Proviamo a scrivere select nome from categoria, where nome, like, beh, questo qua, togliamo questo punto testo qua, j per dire, like j per cento, sappiamo che ce n'è più di uno. No, qua, scusate. Java, JavaScript, jQuery. Se invece faccio qualcosa con la W, web. Se l'utente scrive già, c'è solo Java, JavaScript e jQuery è scomparso, no? Quindi la query va bene. E adesso facciamo la solita ginnastica di JDBC per lanciare questa query. Quindi connection con uguale dbconnect.getConnection. Statement st uguale. Uguale connection.create statement. Result set, cosa? Result set. Res uguale. St.execute query della mia stringa SQL. Poi adesso lui si arrabbia perché ci sono le eccezioni da gestire e noi le gestiamo. Dopodiché, una volta che ho i risultati, creo la lista. Quindi while resultset.next. Finché ci sono risultati da prendere, possono anche essere 0, questa lista può anche essere vuota, ovviamente. Compl.add, aggiungi una nuova stringa che è resultset.getString di nome. E aggiungo alla lista i nomi via via che mi saltano fuori dal database. Magari facciamo una cosa carina e le mettiamo in ordine alfabetico. Perché non sappiamo come sono finiti nel database, è meglio presentarli all'utente in un ordine sensato, o l'ordine di frequenza, no, di probabilità che sia, oppure l'ordine alfabetico, non avendo qua altri tipi di informazioni. E poi basta, nel senso che st.close e connection.close. E questo è il DAO. In questo caso non abbiamo praticamente bisogno di nessun bin perché il dato d'ingresso è solamente una stringa, il dato di uscita è una lista di stringhe, non vale la pena di creare un oggetto apposito, c'è già string che ci basta. E quindi abbiamo un oggetto in meno da creare. Allora, avendo questo DAO, sperando che funzioni bene, lo richiamiamo dalla nostra alias completa categoria, in cui a questo punto non facciamo più ABCD, ma facciamo il lavoro vero. Allora, visto che facciamo il lavoro vero, lo facciamo dentro uno scriptlet, e già che ci siamo, no, quindi qui dentro ci scriviamo il codice, che finirà, vabbè,
quindi questa riga qua sotto la butto via adesso. Dicevo, già che ci siamo, visto che faremo tutto dentro uno scriptlet, buttiamo anche via questo a capo che non ci piaceva. Quindi apriamo lo scriptlet subito qui. Quindi di fatto non c'è nessun carattere, nessun byte della pagina che non sia dentro un tag JSP e quindi non finirà nulla di spurio scritto nella risposta. String testo uguale request.getParameter di testo, quindi vado a prendere il parametro testo, chiedo al DAO di completarvelo, quindi dovrò crearmi un con, com'è che si chiamava? Categoria DAO. Categoria DAO, cDAO uguale new categoria DAO. E gli chiedo, ma perché sempre application? Gli dirò list string completamenti uguale cdao.get completamenti di testo. Ti odio. E list va definito come import, java util.list. Occhio che mi hai messo l'import, questo import mannaggia mi ha aggiunto una capo, c'è una capo qui e una capo qui. Vabbè, se vogliamo poi li commentiamo questi a capo, se no faremo in modo che il client non ne debba soffrire. E a questo punto devo semplicemente stamparla questo risultato. E quindi for string s due punti completamenti, mi itero la mia struttura out.print di s e un bello spazio. S spazio, i vari nomi separati da spazio. Anziché metterli in una lista HTML, li metto in una pagina di testo. Poi facciamo le cose bene, dai, cancelliamo i commenti. Quindi cancelliamoli a capo. Questo lavoro qua certosino di cancellare, di gestirli a capo è abbastanza antipatico, noioso. Questo è il motivo per cui spesso in questi casi si usano le servlet e non le JSP, ma appunto concettualmente non c'è difficoltà, ma il tempo per vedere i dettagli sulle servlet qui non ce l'abbiamo. Ok, dovrebbe funzionare, speriamo che funzioni. Proviamo a verificarlo prima a mano, nel senso che questa pagina Ajax categorie, Ajax completa categorie ce l'avevamo già, proviamo a metterci una A, invio. Oh la faccia, perché ho dimenticato un percento. Sì. Dunque, allora, cosa ho sbagliato? Così, meno. Non è così? Commento. Mi sono dimenticato come si fanno i commenti. Forse sì. Allora, scusatemi.
meglio che le cose in fretta non le faccia. Allora, facciamo finta di niente, ci sentiamo dopo. Dunque, dice che la linea 18, ma ancora. Poi a volte capita così, quando ha l'errore di compilazione ti continua a dare la versione vecchia della classe perché non te la ricompila. Allora è meglio punto interrogativo, testo uguale di. Ok, database finalmente. J, JavaScript jQuery. Perfetto, adesso sappiamo che ci sono gli a capo, ci pensiamo dopo a togliere, tanto per ora non ci danno fastidio. Allora, adesso dovremmo aver tutto, perché i vari pezzettini li abbiamo provati separatamente. La pagina AJAX.JSP funziona e fa la query sul database. Prima l'avevamo già integrata, abbiamo visto che completava, anche se completava male. Adesso quindi basterà tornare su questa pagina di prova, senza neanche, la ricarico così, senza neanche far nulla. Se scrivo A non mi dirà niente, se scrivo J mi dirà JavaScript jQuery, se scrivo www mi scriverà web, poi non so se sia voluto o no, se non scrivo niente me li fa vedere tutti. Forse non è bello. Quindi dovrei mettere un controllo che se per caso non c'è nulla, non fare la chiamata asincrona. Questo è il problema del JavaScript. Problema della selezione categoria, dove tutta sta roba qua, devo farla solamente se testo c'è. Se testo c'è, fai questo, completa testo. Altrimenti, se il testo non c'è, vai a ripulire le categorie. Bisogna sempre ricordarci anche di vuotarle le cose che riempiamo. Quindi con questa piccola modifica forse funziona meglio. Se io scrivo JA, compare la parola jQuery, torno indietro, ricompare, tolgo tutto, scompaiono i suggerimenti. Forse si percepisce un pelino di rallentamento in più, ma perché di fatto in più adesso rispetto a prima deve anche fare le query sul database. Per fortuna con Connection Pooling fa abbastanza in fretta, essendo poi le query banali su una tabellina di 5 righe. Questo è il percorso completo. Abbiamo un dato che sta nella pancia del database, vogliamo riuscire in modo dinamico a farlo comparire in mano all'utente. Ogni gradino usa una tecnica diversa, prima ci sono gli eventi JavaScript, poi c'è l'oggetto XHR per fare la richiesta asincrona, poi c'è la JSP per gestire la richiesta e poi JSP userà i DAO e i Bing per poter calcolare il risultato. E poi quando il risultato torna indietro e lavoro di CSS di nuovo di DOM per andare a metterlo nel punto giusto. Come si semplifica tutto ciò usando jQuery anziché usando XML HTTP request? Poco. Perché in realtà XML HTTP request abbiamo visto che ce la siamo cavata con 3 righe. O meglio, ce la siamo cavata con 3 righe poiché abbiamo fatto l'ipotesi che sappiamo che il browser che usiamo è un browser moderno e che si comporta bene. Il grosso del lavoro che abbiamo fatto è soprattutto sul server, fare le query, fare i DAO, eccetera. E in questo caso non c'è tanto, ma il grosso del lavoro normalmente è poi qui. Quando ho il response text, cosa me ne faccio? Perché in questo caso lo devo prenderlo, mettere dentro uno span, è facile, ma se da quello dovessi prenderlo e creare delle parti di pagina, allora diventa complicato, c'è più lavoro. Ma quello prescinde dall'oggetto XHR, è lavoro di JavaScript normale, sì, di jQuery per carità, però. Il jQuery ci semplifica un pochino la chiamata delle funzioni. Andiamo a vedere che cosa ci dà. Nella documentazione di jQuery c'è un capitolo che si chiama AJAX, che ci presenta, beh, una serie di metodi, di cui viene commento due. Il primo è jQuery.get, che è il modo breve di fare quello che volevamo fare noi, quello che abbiamo appena fatto. Fa una richiesta in get.
La richiesta in get, a cui passo una URL, l'indirizzo della pagina. Volendo posso separare i dati e lasciare che sia lui a codificarlo col punto interrogativo del commerciale, ma questo è un dettaglio. E poi gli passo una funzione, che lui chiama success, che è la funzione che viene eseguita in caso di successo, quindi ci pensa già lui a chiamarmi solamente se sono nel caso, nello stato 4 e non mi sta a disturbare nei casi intermedi. E quindi $.get avrebbe rimpiazzato questa istruzione qua, anziché scrivere onReadyStateChange uguale function open e send, avrei semplicemente scritto $.get e poi ci devo passare la URL, e la URL sono tutti fatti miei di nuovo, quindi non c'è sconto su questo, e poi gli devo passare la funzione gestore dell'evento, che è quella di prima. Né più né meno. Quindi questa riga 42-43 va a sostituire tutto, tranne ovviamente questa function, che sono queste due righe qua, beh, mettiamole qui per completezza. Adesso in questo caso non c'è più XHR come variabile, andiamo a vedere la documentazione come faccio a prendere. Mi passa come paragrafo, come parametro data, il response text me lo passa direttamente come parametro, e quindi qua questa function non è una funzione senza parametri, è una funzione risposta, e quindi questa riga in realtà me la semplifico e la risposta la metto qua. Quindi nel caso in cui utilizzassi jQuery, il metodo $.get, tutta questa funzione si riduce così. A una sola chiamata, a cui passo la URI, ho bisogno della function che riceve come parametro già il response text, già quando lo stato è uguale a 4, e lo usa. Quindi il lavoro è fare la query e usare il risultato. Sempre come evento asincrono. Quindi questo qui è equivalente a quello che c'è sotto. C'è un altro metodo ancora più semplificato che è valido solamente nel caso, che però è frequente, in cui il risultato, la risposta, il body della risposta, debba semplicemente essere messo dentro uno span o dentro un div o dentro un elemento. Allora, questo qua è il metodo .load. .load è già la combinazione di chiama XML HTTP request e metti il risultato dentro uno span. E il metodo load lo chiamo direttamente sullo span. Quindi farei $span, cancelletto quello che deve essere, punto .load, cioè carica il contenuto di questo span da questa URI, da questa URL. Allora lui crea il risultato sincrono, quando arriva il risultato lo mette direttamente lì. Quindi quando dovete popolare un pezzo di pagina, solamente popolarlo con una risposta che arriva tale e quale dal server, è più comodo fare così. Mette result, punto .load, e poi qui dentro c'è l'indirizzo della pagina JSP con gli eventuali parametri, eccetera. Normalmente non c'è bisogno neppure della funzione, perché se l'unica cosa che dovevi fare era metterlo lì, lo faccia da solo. Infatti vedete che la forma di sopra non ha neppure la funzione di callback. C'è una funzione di callback predefinita che prende e mette dentro l'elemento che ho selezionato con jQuery. Quindi questo è ancora più semplice. Mentre invece la forma completa è jQuery.ajax, che è l'oggetto completo, no? Mi dà l'accesso a tutte il punto .get e il punto .load sono due versioni semplificate. Il punto .ajax è quello completo, mi dà tutto, e posso definire una serie di gestori di eventi, quello che viene chiamato prima dell'invio, quando la richiesta è completa, accesso ai contenuti, gestore in caso di errore, cosa devo fare, no? Il gestore che man mano che il testo arriva viene richiamato, insomma tutta una serie di metodi in più, e come
diciamo così, caso particolare ha il fatto che lui quando crea l'oggetto XML HTTPD, questo lo crea tenendo conto, in modo cross browser, cioè in modo che funzioni sempre. Quindi nel caso in cui dobbiate fare qualcosa che non è semplicemente una richiesta semplice, ma qualcosa di più complesso, gestione di errori oppure gestione di trasferimento di dati in modo incrementale, si usa direttamente questa funzione AJAX. Nella maggior parte dei casi però la funzione .get, e poi c'è il parente .post ovviamente, se devo inviare i dati in post, oppure la ancora più semplice la load, spesso sono sufficienti. Quindi nel nostro caso aiuta, ma neanche poi tantissimo, nel senso che abbiamo sostituito 5 righe con 2. In realtà abbiamo avuto un vantaggio in più, che la creazione dell'oggetto in questo caso viene gestita in modo cross browser, mentre invece prima era un pochino fragile, però dal punto di vista del risparmio del codice non è tantissimo. Quindi come al solito settimana prossima in laboratorio integreremo qualche altra funzioncina AJAX nel nostro sito, e mentre invece nelle ore non di laboratorio facciamo temi d'esame per la parte di teoria, come eravamo già d'accordo, facciamo quelli 4 dell'anno scorso, anche perché quelli dell'anno prima ci sono già, se non sbaglio, i PDF delle soluzioni svolte. Dal punto di vista pratico, io quei temi d'esame, anche per essere più vicino a quello che fate voi, li faccio carta e penna, quindi non riesco a registrare, non so se abbia senso solo l'audio, sicuramente poi scannerizzo i fogli e li metto in rete, però la fase di scrittura non riesco a farla, quindi sappiatelo al limite. Va bene, buon pranzo se non l'avete fatto nella pausa.